Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, nuova puntata, concorrente in postazione. C'è della fame, c'è il pubblico che è pronto ad ascoltare i giudizi della mia giuria e in pandan con il nostro nuovo tavolo rosso, fiammetta fatta. Molto, molto corrida, come si chiama la giacchetta? Bollerino. Bollerino, qui? Bollerino? Sì, Bollerino. Bollerino. Ah, ok. Il nome della... Io ho detto solo questa, che fa uscire la sera con le camicie bianche di Riccardo Rossi. Certo, certo. E Chiara Masci, che ormai... Molto seria. Molto seria oggi. Che è successo, Masci? No, nulla. Ok. È triste, Chiara, è vero? Un po' triste, Chiara? E lui si scrive... Allora... Da Genova, Beatrice, sotto il grembiule niente. Oggi è il titolo. Ce l'ha la maglia, raccomandiamo gli amici a casa. No, perché col grembiule sembri vestita di un tatuaggio, una parannanza. Basta. Sì, c'è il gattino. Gattino, miau. E poi? Alessandro da Bientina, provincia di Pisa. Vicino da dove vengo io. Signori miei, se ci seguite le sfide le sapete quali sono, ma io le ripeto. La prima non vi dà punti, serve per scegliere il tema o il piatto della prova successiva e lì di punti in palio ce ne sono addirittura 15. È veloce, serve anche per sgranchirsi un po' le mani, infatti è di manualità. Per la gioia di Riccardo Rossi, la prova di oggi è il cestino di parmigiano, anzi la cialda di parmigiano. La cialda, più difficile. No, perché? No, è uguale. Però invece di fare la cocottina per metterci dentro qualcosa, gli diamo una forma un po' così. Arrivo, 3 minuti per voi. È abbastanza semplice. Via. Dai. Dino De Bellis, o te l'hai fatta con le tue manacce? Bella. Questa l'ha fatta Dino mentre io mi leggo le schede dei nostri concorrenti per tirar fuori tutte le piccole. Ma anche se non la sbricioli ovunque, va bene lo stesso. Sì. Poi con che garbo? Come si fa? Si mette in padella antiaderente senza grassi il grana grattugiato, si lascia a fuoco medio-basso fino a che non si asciuga e poi da caldo si piega. Immediatamente dopo 10 secondi diventa croccante così. Califfo Franco Califano ricorda sempre che un pezzo di parmigiano mangiato con una ragazza che magari ha mangiato un po' di pareggia la fiata. Che brutto. Io non ho capito, dai. Forse è meglio. È meglio per non me. Non ho capito. È meglio perché veramente. Pare che il parmigiano abbia il potere di lavare tutti i sapori precedenti. Un po' come il caffè. Già. È un grande. Meglio il caffè. Meglio il perché caffè. Anche il caffè. Con lava una vodka, molto. Il conto. Arrivederci. Bene. Già più d'accordo. Meglio. Bello. Una vodka. Signori, vengo da voi a vedere. Che stai facendo? Che sei giapponese con le bacche? Metticela ancora. Alza la fiamma, metticela ancora. Bene. Per ogni piatto lei si cambierà il costume. No, lei l'ha messo poco perché viene da Genova, capito? Ha messo poco quindi... grana. Non sono bene queste cose che si dicono. Cioè, sono luoghi comuni. Perché usi quegli stecchini? Per girarla. Per girarla usi gli stecchini? Sì. Però vedi Simone, ci sono delle cose come il cestino di parmigiano, la cialda di parmigiano, dei piatti, delle cose che sono come lo yogurt, a un certo punto scadono. Ecco, cioè questo tipo di cosa qui o è fatta piccinina così, che magari è come un croquembouche, lo mangi così. O ti stanca poi. Oppure... Anche perché acquista di salinità cuocendolo. Piccolini. Senti, fammi una bocca. Ride da solo. Rido, sì. 30 secondi. Vediamo un po' se riusciamo. Sì, non dovete aver fretta di girarla subito, eh. Ma hai messo l'olio in padella per caso? No. Ah. No. Ok. Niente olio. Vi dico che mancano 10 secondi, come la mettiamo? È bellissima questa, è bellissima. Vogliamo saltare subito la prima prova che è del lui. 2, 1, stop!
È solo così, è bellissimo. Sì, ti prego. So. È futurista. Bravi, sì, sì, bravi. Mamma mia. Scena. Bravi, stammi qua davanti. Che fai, Lavi? Stai qua. No, però... Due petti di pollo. Dalla frittata abbiamo detto la soglia. Allora, questa era la demo. Meglio se non la fai vedere. Cioè, non pari sono. Sono pari. Sono pari. Simo, decidi tu. Dai, sono lui, pari, no, fai dai. Lui. No, perché a Valleria perché? Allora... Perché? Decidi tu, Simo. Tira su quello, è meglio allora, questo. Allora, in maniera imparziale, è donna, sceglie lei. Esatto. Scusa. Allora, fritto misto o polpette? Polpette una te ne è venuta bene, Lidy Carla. Allora è fritto misto. Cambiamo. Fritto misto, questo è il piatto per la prova di abilità. Fritto misto non è detto che sia quello classico, diciamo, che è totene e gamberetti o di Paranza, ma interpretatelo come volete, purché sia di pesce vario e... Anzi, non è detto neanche che sia di pesce. No. Fritto misto. Potrebbe essere anche il pollo fritto fiorentino. Ci sta a provare. 30 secondi per fare la spesa. Via! Io faccio una cosa, trovo una ricetta banale, però che non tutti sanno a casa per fare quello classico. Quindi, prendete 8 totani, freschi o decongelati, va bene lo stesso, vengono morbidi, gamberettini, quelli piccolini, 20 a testa, farina di grano duro rimacinato, olio di semi d'arachide a volontà, sale. Così, perché quello lo sbagliano tutti spesso. Qua lo facciamo di Paranza. Ah, che buoni questi. Stop! E qua c'è il pollo. Pollo. C'è un broccato. E coniglio? Yes. Hai visto, ci ha preso Rick senza volere. Bene, 10 minuti di tempo. Carne o pesce? Via. Dimmi. Dovresti per favore tagliare sia finocchi che carote e ravanelli a possibilmente o a bastoncino, almeno questi dividerli in quattro. Ok, che ci fai? Ci faccio una fritturina di verdure da accompagnare a quella di friggi pesce. Ravanelli? Sì. Interessante. Forse un po' diversa. Ok, allora, che fai nella vita? Io lavoro presso un albergo a Pisa. Ma in cucina, in sala? Diciamo che sia cucina che sala, si preparano le colazioni. Ok, quindi non cucini tanto di salato, ma insomma sei abile, diciamo, nel gestirti attrezzature, padelle e gli sì. spazi. Sì, mi piace molto. Allora, quanto le vuoi sottili? Ah, una cosa giusta. Allora, guarda, io farei così, guarda, siccome questo è molto acquoso e si divide automaticamente a bastoncini, perfetto. Io te lo taglio così, perfetto. Così ti vengono tutti uguali. Allora, ricetta. Ricetta. Ora, una volta che te mi hai tagliato le verdure, sto preparando una pastella con farina, tuorli d'uovo e birra ghiacciata, un po' di sale. Ti ascolto, eh? Un po' di pepe. È difficile parlare di sushi. Allora, qui tu hai trigliettine, chiamate anche fragoline da noi, quelle piccoline. Sì. E poi le scarpette, cioè i calamaretti spillo. Questi non sono spillo, li chiamo scarpette. Sono i calamaretti quelli piccolini, 3 centimetri. Morbidissimi, friggono in 2 minuti. Ora un po' di... Ora prepariamo anche una salsina rosa da accompagnarci. Una salsina rosa? Una salsa rosa fatta con barbabietola. Ti ricordi Chiara quando ti raccontavo che facevo una finta salsa sì, rosa? Sì, sì, è vero. Senza maionese? Così. Cioè utilizzando la barbabietola e il brodo vegetale. Io uso barbarossa, un po' di maionese e menta fresca. Ok. Allora, siamo fidanzati? Sì, fidanzati. Con? Sara. E lei che fa? Lei studia giurisprudenza e agli sgoccioli. Manca la laurea e poi... Secondo me quella pastella è pronta, perché sennò ti si monta tra un... Ok. Ora si fa questa salsa. Che dici? Faccio un'altra e basta? Va benissimo, perfetto. Grazie. Perfetto. Ho passato la prova. Vai. Grazie. Ciao. Tutto tuo. Se mi taglia a fettine un... Taglia? Tagli. Sono così vecchio? Se mi tagli a fettine un fumarola e me lo passi una fettina di mais, grazie. Ok. Pomodori verdi fritti alla fermata, che fai? Studio, scienze gastronomiche a Parma.
Scienze, città che io conosco molto sembra, bene. Sembra, ma in realtà... Allora, lei ha dichiarato che vuole diventare una piccola fiammetta fadda, una fiammetta fadda junior. Una fiammettina fadda? Metta così, proprio... Stai dando la zappona. Com'è zappona? Non so. No. È vero, tu vorresti fare... Sì, assolutamente sì. Il lavoro che fa fiammetta. Spero di aver imbroccato la strada giusta, perché... Bene l'abbigliamento no, mia cara. Scusa. Comunque, vabbè, dai. Fiammetta, dagli qualche consiglio. Ma non ho capito. Vuole fare il tuo lavoro, in pratica. Vuole fare il tuo grande. Lavoro, vorrebbe diventare come te. Sì. Allora, come scrivi? Ma adesso in realtà siamo ancora nella fase molto scientifica della cosa, nel senso che si studia tanta chimica, tanta biologia. Poi, finiti 3 anni, teoricamente ci sarebbe una specializzazione, ma non so dove andare a sbattere la testa, quindi... Poi mai ne parliamo. Sì, dopo la puntata. Allora, questi bene, li friggiamo? Allora, sì, tutto. Non le chiedi se è fidanzata, Simone, come mai? Sì. Andrei oltre. Che fai stasera? No, scherzo. Va bene. Allora, parliamo anche di quello. Saltiamo anche l'argomento. Pollo e coniglio e formaggio? Pecorino e pomodori, sì. Allora, il pollo l'hai passato nello yogurt? E nei biscotti secchi sbriciolati. Ok. E ti rimane attaccato in frittura? Sì. Anche io. Ok. A volte. Fai tu. Ah, barra. A volte. Poi. Quale potrebbe essere il trucco per far sì che rimanga attaccata la panatura? Sicuramente non con lo yogurt, ma con qualcosa che coagula, tipo dove sta passando adesso il formaggio. Adesso sta passando il formaggio nell'uovo e nella farina? E poi anche nel pan grattato. Ok. Io ci metto un attimo a dare la mia ricetta, perché tutti mi chiedono come faccio a fare il fritto croccante. Allora, il pesce si pulisce, si lava bene, si tagliano gli anelli, come li chiama Riccardo, che lui pensava che crescessero in mare già tondi. I gamberetti, quelli si friggono con la testa, interi come sono, perché sono mangia tutto, cioè si toglie la testa e si mangiano con il carapace, perché sono sottilissimi. L'importante è friggere intanto separatamente, perché hanno due cotture diverse, i totani e i gamberetti. E poi si passano, li mettono un con la pasta, ci metto la farina di grano duro rimacinato, che non è così fine, raffinata come la 00, che poi si incolla al pesce, non li rende croccanti, bensì gli dà un po' di granulosità esternamente, li rende molto croccanti. Li scuoto nel colapasta in modo che il pesce salti su se stesso e si infarini in maniera omogenea e il resto vada via, così non si creano grumi o pezzetti troppo pesanti. E poi si friggono pochi alla volta, in olio abbondantissimo e ben caldo. Fine, così vi rimane il fritto non come quello del ristorante, meglio, perché lo friggete in olio nuovo. 3 minuti, così? Sì, alla fine sì. 3 minuti totanetti, 2 minuti gamberetti. Fa anche rima. L'importante è friggere poco alla volta, perché buttando dentro il pesce, che automaticamente è freddo, perché è lavato e tenuto fuori dal frigorifero, si abbassa tanto la temperatura e poi buttano fuori anche un po' di liquidi. Quindi se si friggono poco alla volta e alzando l'olio nel momento in cui si butta il pesce, il fritto rimane ben croccante. L'importante è che ci sia tanto olio. Allora, di qua olio ve ne abbiamo dato anche troppo. Sì. Le verdure le hai fritte, adesso sì. Tocca al pesce. Hai messo i calamaretti? Ho messo tutto. Tutto insieme? Triglie e calamaretti prima insieme? Prima le triglie, poi... Ah, prima le triglie addirittura? Sì. Poi... Le triglie cuociono un po' con il tempo, non so. Sì. Vabbè, vedremo dopo. Io devo soltanto comunicare a casa magari qualcosa che io penso che sia giusto. Sono rimasti un po', Cosa? No. Sono rimasti un po' attaccati. Vabbè. Non gli dico niente. Che segno sei? Toro. Male? No, no. Va tutto bene. Allora, hai fritto, quindi devo ricapitolare bene la ricetta. Quindi, bocconcini di pollo, pasta nello yogurt e nei biscotti secchi. Il formaggio passato nella... Ha fatto uovo, farina, uovo, pan grattato. L'ho visto io. Poi, i pomodori, pasta nella farina di mais... E il coniglio a bocconcini solo fritto? Solo nella farina con del rosmarino e prima l'ho bagnato nel limone. Ok, adesso ho capito. Adesso metti tutto insieme in 35 secondi. Anche di qua avete salato? Salato? No. Come no? Io ho un brutto rapporto con il sale, ma... No, per scelta quindi? No, per scelta, sì. Ok. Metterò un po'... 15 secondi. Sale. Non mi spieghi il brutto rapporto?
5 4 Allora è una cosa così. Stop. La non gli andiamo d'accordo. Vado? Hai salato tu? Sì. Vuoi uno sciottino? Infatti, sale. Allora ce lo spiegherà. Allora. Prima la giovane fanciulla da Genova che ci ha fritto un po' di carne di cortile insieme del formaggio e del pomodoro. Tutti fritti in modo diverso. Quindi fritto misto, che era il tema, rispettato almeno. Allora, sì, l'idea di fare intanto tre tipologie di fritture diverse con tre panature diverse, e questa è una cosa che mi piace molto nella frittura. No, un po' le panature, nel senso che in questa con il pollo non ha aderito, è rimasta completamente scollata, e quindi peccato perché sarebbe carino il bocconcino ben croccante. Le altre due sono intrise d'olio, quindi sono molto... E purtroppo sulla frittura... È un problema. Allora, Simone, dimmi una cosa. Questo bastoncino cos'è? Una patata? No, è formaggio, lo lascerei per ultimo. Assaggio, un bocconcino di questo. Sì. Coniglio passato nel limone e poi nella farina. Profumata rosmarina. Allora, vai. Poi, pollo, yogurt, biscotti secchi, anzi, crackers. Poi? E poi il formaggio, pecorino, questo ti piacerà, però. Piano. Sì, però mi devi articolare. Ha ragione Garamaci. Sì, però mi devi articolare. Ha ragione Garamaci, perché purtroppo se la prova è di fritto, la frittura non ha aderito, devo dire, niente bene se non per il formaggio. Ok. Questo vi do un consiglio per le prossime sfide. Fate anche meno cose e concentratevi sul... Un paio al massimo. Esatto. Lo vedo già, non c'è bisogno comunque. Tremi? No. È una sfida coraggiosa, perché è oggettivamente difficile con questi tempi riuscire a fare quella che è una degustazione di panature, però effettivamente nuotano nell'olio. Molto ben riuscita è quella del coniglio, che ha una leggera punta di freschezza, come di buccia di limone o di acidino, che lo rende particolarmente buono e diverso dal solito. Cambio. Pesce. Beh, qui vado un cartoccio. Io posso far così, visto che non l'ha salato. Sì, tanto l'abbiamo visto. E okay. Lo volete salare voi. Assaggio questa salsina giusto per il colore che... Allora, secondo me è un po' un problema simile a quello, nel senso che la panatura, ad esempio, sulla triglia non ha aderito bene, ma il problema è che non sono croccanti nessuna delle due, e una delle caratteristiche della frittura è la croccantezza. Questa è una pastella che è rimasta molto morbida e assolutamente meno impregnata di olio della precedente, però è rimasta molto molto, sai cos'è? Morbida. Che se li metti subito qui dentro arrotolati, caldi, bollenti, si lessano. Sì. La salsina è molto buona. Cosa hai messo la salsina? Barbabietola cotta? Menta, maionese. Fresca e maionese. Ma per quanto appetitoso, è proprio la frittura che molla. Ma è difficile. C'è il calamaretto, l'hai preso? Che è un po' nascosto.
Sei andata a rintanare questo. Sai cos'è, secondo me? Poi te lo dirà Fiammetta. Il problema. Troppo tutte cose insieme, forse nell'olio, che forse sono... Io non l'ho assaggiato, però... Se ti si attacca, forse quello. Questa mi sembra che vi sia piaciuta. Sì. Allora, non è riuscito effettivamente il fritto nella sua croccantezza come deve essere, per le ragioni tecniche che tu hai visto. La salsina è buona, è fresca, ma a mio parere ha una nota troppo dolce, che è quella data dalla barbabietola. È molto giusto avere il sale a parte, perché noi abbiamo passato, per quello che riguarda il sale, dei periodi diversissimi. Quando è arrivata la nouvelle cuisine, il sale non si metteva più in tavola, come fosse, decideva il cuoco. Invece prima tutti mettevano dei chili di sale. Qui uno decide come vuole, anche sul fritto, che di solito arriva ipersalato. C'è una cosa, che il sale, quando si sala una frittura, tende poi a estrarne un pochino di liquido e quindi a mosciare la croccantezza della pastella. Quindi ci sta tutto. Io dico l'ultima cosa tecnica, ma non per te, per a casa. Se uno vuole friggere delle verdure e farle croccanti, intanto potete vuotare il piatto di Bea. Se friggi delle verdure che contengono tanta acqua, come i finocchi, come i ravanelli, tendono automaticamente, appena l'acqua si scalda all'interno, a diventare comunque un po' moscette. Era una prova non facile, perché la frittura... Sì. I voti sono bassi, però sono uguali, 5 pari. Possiamo migliorare visibilmente e lo faremo tra poco. Prima pubblicità. Bentornati in studio. Abbiamo fritto misto, ma il voto è stato abbastanza monotono. 5 pari. Si può migliorare. Sceglie lei, perché ha vinto la sfida di manualità. Guarda che in che strada avete fatto la cucina. Crema di latte o tonno? Tonno. Meglio, anche più. Sì. Ci piace. E il tonno è l'ingrediente per la prova di creatività. Tonno. In dotazione sia fresco che sott'olio. Tutto il resto è dietro di voi. La prova è creatività. Miglioriamo nelle cotture. Vi dico solo questo, ok? Dai, adesso vi siete un po' sciolti. Via! 30 secondi. Oh, ginger, ci piace. Birra, ci piace ancora di più. E poi che prendi? Cannellini. Gomasio e cannellini cotti. Di qua abbiamo dei maltagliati piccolini. Sì. Mascarpone? Mascarpone. Alicetta sott'olio. Anzi, dissalata? No, sott'olio. Tonno, stop! Origano, molto mediterranea. Mi piace, pochi ingredienti, 10 minuti, via! Allora, dai, con un lessico adeguato a Fiammetta e al tuo futuro, che adesso è la tua professoressa oggi, che fai? Allora, faccio una... un tonno ubriaco. Una rapidissima marinatura con la birra e un po' di ginger. Pelandolo, vero? No, direi. Ok. E poi lo scotto, semplicemente. Ma vuoi che prenda di ginger? Ma no. Cioè che... No, solo di buccia di ginger. Non lo vuoi, non gli piace il ginger, no. La buccia di ginger gli piace. No, se la togli e poi ci sta tutto, però mettilo, perché vado. Se... Sì, sì, sì. E poi faccio una cremina di cannellini e spolverata di gomasio. Ok, quindi solo pochi ingredienti. Sì, sì. Come lo cuoci? In padella, una scottata velocissima. Ok, fantastico. Dai. Bene, così pochi ingredienti, in 10 minuti ci concentriamo sulla fattura. Qua? Io ho messo un po' di burro, un po' di mascarpone, le alici tagliuzzate a mano, il tonno. Ora faccio una... Sott'olio usa lui. Una sorta di cremina. Sì. Diciamo, questo è un condimento che va... A crudo quasi, perché comunque sono prodotti già pronti, esatto. Quindi non hanno necessità di una cottura ulteriore. Li profumi con origano? No, l'origano è solo un tocco finale che li do. Ora ci metto con un po' di vino bianco secco. Dove? Dentro? Dentro qui, per rallentarlo un pochino e farlo un pochino più cremosa.
deve essere un sapore che rimane abbastanza, diciamo, sul crudo, ecco. Ok, però si sente l'alcol. Ma e dopo gli do una piccola saltata in padella. Quando scolo la pasta, diciamo, le faccio mantecare un po' in padella, quindi... Ok, l'aglietto? L'aglietto l'ho preso, ma mi sono accorto di non usarlo. Bene, un ripensamento. Piuttosto delicati. Tonno. Il tonno, questo parte sconosciuto. Fiammetta. Parte fiammetta, perché qua mi piace quando si parla di questi prodotti, sì, anche indicare, visto che noi abbiamo dei grandissimi tonni del Mediterraneo, forse i più buoni del mondo. Sì. E li vendiamo all'Oriente. Tonno di corsa, tonno rosso, oppure quello a pinna gialla. Naturalmente quello rosso è il migliore. Come mangiarlo? Crudo. Sì. Crudo, oppure anche, a me piace anche, per esempio, soprattutto se è la parte più grassa del tonno, ventresca, tipo la ventresca, che è molto pregiata, però troppo grassa, con una non un'appanatura, una marinatura secco con delle spezie un po' tipo tanduri, poi dopo scottato e mangiato con l'accompagnamento di una tazza di tè nero fumicato. Buonissimo. Dunque, Simo, ti dico che il tonno è un piatto, come sai, io amo molto, talmente, sì, tanto... Per lui il tonno, signori, nuota in scatola. Sì, esatto. Nuota in scatola, è nato in scatola e quindi ho tante scatole di tanti diversi formati, per uno, per due, per tre. Ho comprato anche quella rotonda enorme, che mi piace aprirla così, prenderla e darla, capito, in bocca a Madame. Senti, sto tonno non lo mangi da nessuna parte. E poi romantico, è straordinario, romantico, molto così di impeto, più è bella lei e più lo devi fare così, perché che fai capire tante chi cose, esatto, e poi tu prendi, esatto, prendi poi questa padella, ci metti una scamazzata d'aglio, l'olio, il tonno, il caprio, lo spago, è lei, fantastico. Ma tu quando la inviti a cena gli dici anche di portarsi un abito di cambio dopo. No, no, ma va bene così. Dico, ma sei tutta unta, levate tutto. No. Iris, la porta nella camera finale. La mattanza. Quanto è buona. Chiara Masi, lei che è esperta delle camere della mattanza finali di Riccardo Cosi. La camera finale. I corridoi. Io uso il tonno fresco. Tonno fresco. E faccio dei cubotti o degli stick tipo dei sigari. Di tonno fresco, di tonno rosso, con, non ti vedevo, con una panatura di semi di papavero e li abbino ad una cremina fatta con una crema, una, sì, diciamo una salsa fatta con il mini pimer con le more. Le more? Con le more, sì. Tonno e more al contadino, non farza more. Quanto è buono il tonno con le more! Ma che vuol dire? Al raiz non farza c'è il tonno con le more. Il tonno con le more sta da Dio. Quelle bionde, dici te. Mamma mia, io cosa mi tocca sentire qua. Adesso voi ci provate a casa, no? Sì. Sì. Amore e odio fra Riccardo Rossi e Chiara Masi. Allora, vado a dare la mia ricetta. Prima facciamo un attimo un resume. Allora, il maltagliatino, perché è piccolino. Sì. Cuoce in acqua, l'hai salata che salata, era sciacqua? Ok, volta, sì, allora non era crudo, lo stai cuocendo la salsina un po'? L'ho dato una scottatina perché era venuta un pochino troppo liquida, quindi ho pensato di avere. Poi va via l'alcol, maggiore. Fidati, non è male. Il piatto è già stato preparato e decorato con il filetto di acciughetta, anzi alicetta, sott'olio. La crema di cannellini, solo frullati, l'hai ripassata, l'hai profumata. Con del brodo vegetale. E non hai messo fondi di cottura comunque, ok? Pitti insalati, ma poca cosa. Ok, quindi tu l'hai fatta semplicissima. Hai marinato nella birra, sì, e nel ginger. E scottato in padella con un filo d'olio. Mm-mm. Puro. Puro. A proposito d'olio, noi in Liguria ci abbiamo l'olio buono, sì. Finiscilo con un pochino d'olio. Ok. No, ma infatti, guarda, Simone non si preoccupa, siamo noi che ci preoccupiamo, no? Ti dico, ogni volta non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Lei ti dice, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Infatti, ti vedo molto rilassato. Sì, tanto però ovviamente è chiara, sono a giro. Arrostite del inventata adesso, arrostite del peperone rosso, o sulla fiamma o in forno, senza grassi, se fate in forno a 200 gradi, deve diventare tutto
scuro fuori, poi lo mettete in un sacchetto di nylon, lo fate sudare 10 minuti così si pela. Togliete pelle, semi e filamenti interni. Vi rimarranno le quattro falde, si chiamano, di filetto di peperone. Rimane dolce e profumatissimo. Lo fate raffreddare, prendete delle striscioline di 3 cm e fate tonno battuto al coltello, come si fa per la tartare. Lo condite a piacere. La base è olio, sale, pepe e un pochino di succo di limone, poco. Poi potete aggiungere il cappellino, scorza di limone, anche del timo ci sta bene. Fate delle palline, delle polpettine e le avvolgete con questo nastro di peperone pressando fra le mani. Vengono come dei piccoli maki, cioè idea diciamo di un finto sushi, anzi un maki sushi, che si presenta molto bene servito sopra con un mezzo cucchiaino di uova di lompo, che gli danno un picco di salinità. Sono molto eleganti da vedere. Un po' di più del tonno lanciato in faccia da Riccardo Rossi. Molto carino, l'ho fatto una volta per un piccolo aperitivino a casa e sembrano veramente... Chi c'era? Guarda che si allontana. C'era un piccolo aperitivino a casa che eravate? 4, 5, 6? Due. Un'amica che produce vino. Ah, bene. E sta molto bene con le bolle, infatti. Ah, ecco. E niente, torna là perché non ti piace. Devi stare. Allora, maledetti. Stiamo impiattando. Lei ha già impiattato. Prego. Ah, ha usato il gomasio per finitura. Mi mancava qualcosa. Là. Perfetto. Ci piace. Ci metti il pepe sulla pasta? No. 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 Ok. Bene, bene, bene. Con 5 secondi di anticipo addirittura. Allora, questa è una tagliata di tonno, marinata alla birra e ginger, servita su crema di cannellini e gomasio, che dà un po' di sapore, molto delicato, molto basic, diciamo, in senso positivo. Vedi che con la semplicità e la delicatezza alla fine si vince, perché è molto buono, cottura perfetta del tonno appena scottato. È saporito e mi piace l'idea di fare questo cannellino non caldo ma a temperatura ambiente, quasi freddo, quindi sta molto bene. Per assurdo è talmente lento, perché l'hai comunque, hai aggiunto il brodo, sì, che rimane delicatissimo, perché sennò il cannellino comunque andrebbe un po' a coprire, essendo abbastanza cremosa di solito. Invece è buonissimo, molto brava. Allora, beh, tonno e fagioli, ma ritorniamo là. Prendi questo fagiolo, lo apri, lo sciacqui, lo butti, ci metti il tonno, butti l'olio, giri, pepe, anche una cipolla, tanto sei da solo prima del suicidio. È buonissimo, good, buono. Il gomasio non so cos'è, com'è, che è, però insomma, buono. Si usa al posto del sale, si fa con il sesamo. Ma la cottura è fatta molto bene, perché è crudo il giusto al centro e dai due lati è stato spadellato perfettamente. Non mi dice un granché questa crema di cannellini, che trovo troppo lasca, è troppo lenta, una specie quasi di brodino. Quindi alla fine il piatto secondo me risulta un po' seduto. Io ti posso dare un consiglio, perché quando, consiglio in più, se facevi un'infusione di rosmarino e olio e un aglietto in camicia e poi la usavi come olio di fintura senza le erbe dentro, sui fagioli aiuta molto a dargli un po' di spinta. Si passa alla pasta. Mascarpone, tonno in scatola, un pochino di burro, origano, alicetta sott'olio e basta. Un ottimo condimento, non solo per la pasta. Sarebbe un condimento che secondo me si potrebbe utilizzare anche su un altro pesce. È molto delicato, nonostante ci sia il mascarpone, e risulta molto cremoso, quindi ottimo. Si sente bene la licetta e soprattutto non si sente il vino, cosa molto positiva, perché anch'io mentre lo stavo mettendo... Il tonno si sente? Il tonno si sente, okay. Assolutamente sì. Il tema era quello, eh? Sì, sì. È
avvicino a questo tuna. Vado così. Buono. Ora, io non so dirti se questo mattagliato doveva essere cotto un pochino meglio, se doveva essere un po' più al dente, perché mi sembra un po' molto amalgamato, quasi troppo. Però il piatto è piacevole. Lo lascio di raffiammetta. Sì. Sì, mi manca la giusta manca la pasta, la giusta consistenza che lo avrebbe staccato dal resto del condimento, che è molto avvolgente. Anzi, a mio parere è un po' troppo avvolgente, perché francamente mettere il mascarpone con il tonno e rimescolare... Fiammetta, la prima cosa che ha detto è... usando un maltagliato fine all'uovo, che poi perde la cottura al dente, diventa tutto un po' cremoso, anche la pasta in se stesso proprio. Forse una pasta di grano duro. Bene, signori, votate. Celeste, tagliata di tonno con crema di cannellini, il tonno era marinato, birra e ginger, servito con il gomasio sopra. Per poi passare al maltagliato. Ha un nome questa crema? Tiramisù. Maltagliato in tiramisù. Maltagliato in tiramisù di tonno. Dodici a 9 per Beatrice. 17 a 14, tre soli punti, sono niente a poche fiamme, quindi si può ribaltare tutto. Non voglio più partire, però devo dirlo. Tartar o fricassea? Abbiamo parlato anche adesso di tartare. Ti piace? Tartare, sì. Non l'ho influenzata, eh? No. È la tartare il piatto base della prova di presentazione. Qua non si fa la spesa. Qua è già di fronte a voi sia di carne che di pesce, con un po' di verdure, fiori, farina. Insomma, dovete farlo bello. Non ci interessa né la cottura, né il sapore, né... la consistenza, bensì la struttura del piatto, la pulizia, la scelta del piatto stesso, che sia piatto o bicchiere. Insomma, un po' di fantasia, di precisione. 7 minuti soltanto, 3 punti indietro da recuperare. Chi si porta a casa il kit? Via! Sei tu che devi recuperarmi 3 punti, che fai? Io faccio una tartare in campo fiorito. Nel campo fiorito? In campo fiorito. Ok, che sarebbe? Praticamente userò quei fiori per abbellire il piatto. Che sarà composto da cuore di fave? Cuore di fave, da lime, fiori, che saranno per decorazione, grappa e un pochino di zenzero. Ok. Allora, qua pastelliamo, insomma, ti piace friggere, l'abbiamo capito. Infatti poi vengono bene le cose. Che fai? Faccio degli spaghetti fritti, ma come guarnizione. Eccola, trovate. Questi te li ruberebbe Chiara Masci. Davvero? Falli vedere in camera, non so se ce la facciamo. Beh. Girati, girati, turnica. Ecco. Sono delle fettine di torta. Le fa una luna della mia mamma. Se vuoi te le faccio arrivare a casa. Okay. Non comprarti la giuria così adesso, eh? Non si può. Sì, spudoratamente. Allora, allora, quella cosa lì è puramente guarnizione. La tartare sarà di salmone e verdure. Ok, che ci metti dentro? Ci metto un po' di peperone giallo, un po' di carota, ravanella e asparago. Ok, 5 minuti ancora, quindi il tempo c'è. La tartare ce l'hai già tagliata al coltello, a dadini. Come lo usi? A dadini? Sì. Allora, guarda, ti do un consiglio. Prenditi la falda di peperone. Mi spiaceva. Vabbè, in questa fase, se poi ti perdi il kit, yes, ti dispiace di più. Beh, io vengo da voi perché li vedo, tra virgolette, semplici. Avviati. Niente da spiegare più di tanto, decorativo. Allora, parte Chiara qua, perché la tartare impazza sul web. Tartare impazza non solo di pesce, non solo di carne, ma anche ad esempio di frutta, facendo una tartare di mela.
con i gamberi rossi sopra crudo, dove però la parte di tartare è quella del frutto. Io userei una... anche una melanurca. Ammazza, provarle. Sì. Però no, una melanurca tagliata a tartare e sopra da mettere, si potrebbe anche fare con sopra la tartare di gamberi rossi. Comunque condita con un'emulsione di olio, sale, pepe, semplicissima. A te piace di carne? Nel caso sì, non l'ho mai mangiata, mi piace vederla preparata. Come non l'hai mai mangiata? No, tu sei pazzo. Ma scherzi? No, no. È buonissima. La tartare... Applauso, sono d'accordo. Sì, certo. E quindi il pubblico applaude, è d'accordo con me. Questa cosa dovrebbe farvi capire tante cose, voi due. Sedetevi vicini, il pubblico mi applaude perché io non mangio la tartare. Parlate voi. Ricordiamo tutti qui. Simone, tu come la mangi la tartare? Allora, a me piace condita. Sì, perché a questo punto facciamo prima. A me piace condita, sì, con una puntina di senape dolce, un goccio di miele, una punta di vodka e poi sì, capperini tritati, un pochino anche di gambi di prezzemolo, lavorata davanti, prima si fa l'emulsione, sì, con l'olio eccetera, e poi si mette la carne. Okay, e anche poco olio, e mi piace anche senza il limone. Va bene, lo sciottino di vodka, facciamo il brindisi. Sentiamo Fiammetta invece. Allora, Fiammetta, aspetta, la tartare più buona tanto della tua vita, non mi metti qui, no, quando parli con Fiammetta è qua. No, ecco, no. Sì, esatto. Tanto per non darti soddisfazione, ti inviterò prossimamente a una cena. Mi farebbe piacere, vediamo se non cadi una volta, Riccardo, eh. E faresti tu una tartare con le tue manine? Allora, io ti farei una cena nella quale... Sì? Tutta di tartare. Ah, tutte tartare. Per esempio. Sì. Cominciamo con Susan, una piccola... Attimo, due minuti. Due minuti. Una piccola tartare. Non è vero, ragazzi. Di ostriche. Di ostriche, diciamo, le ostriche. Crude. Così. Poi una tartare di carne, di manzo, affettata fine con un po' di insalatina, anzi no, poi ostriche, poi di manzo, e poi finirei con una tartare di frutta. Di frutta, già meglio. Questa quindi, no, questa bene, per esempio ananasso, tagliato piccolo, con pepe rosa. Sì. E mettele sopra qualche fettina di zenzero. Bene. Adesso io torno un attimo dai miei concorrenti per sentire cosa dicono. Allora, vediamo un po' qui che cosa succede. Dunque, qui mi sembra che va tutto bene. Qui mi sembra che tanto ormai quello dobbiamo fare, lo l'abbiamo fatto. E buonanotte a Ziecchio, va bene? Sì. Ok. Manca un minuto e un quarto. 15 secondi. Allora, dadini di tutto, verdure dolci, quindi asparagi, carote, eccetera, con lo spaghetto fritto. Di qua la tartare stampata di carne, come sì, si vede fare spesso. Ultimo tocco di decorazione. Ok. Non c'è la neige, ma è stata messa ad occhio proprio nei punti giusti. Io vi dico sempre di fare le cose sul tagliere e poi metterle sopra, perché altrimenti succede questo, che si può ovviare con un pezzettino di carta assorbente. Giusto. Ok. Segue il consiglio. In piatta, perché fra 30 secondi mi serve tutto, eh? Beh, niente male. Comunque si stava bene seduto lì, eh? Te l'ho detto. Mica male. Due donne. Ecco. 10. Ti aiuto solo porgendoti questo. Che non posso aiutarvi perché tu sei anche in vantaggio di 3 punti. C'è un kit in palio. 2. 1. Stop. Stop, 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 stop. Ok. Qua davanti al tagliere entrambi, perché sarete giudicati da due delle donne più preparate sulla cucina e da... boh, non so come posso definirti, ci penso, pubblicità. Bentornati in studio! Ci siamo fatti due risate, ci siamo fatti una bella mangiata. Bravi i nostri concorrenti. Beatrice conduce 17 a 14, quindi 3 punti soltanto da recuperare.
Partiamo a giudicare lei. Il tema era tartare, la prova di presentazione, ovviamente l'ultima delle nostre cuochi in fiamme. Lei l'ha elaborata con il salmone e delle verdure dolci e ha fatto degli spaghetti fritti, in senso proprio con l'uovo. Allora, sai che nonostante i colori delle verdure e questo giallo risaltino molto su questo piatto, il piatto dà un'idea di incompletezza, nel senso che sembra che manchi qualcosa, o perché è spostato tutto un po' più di qua, ed sì, effettivamente sembra che manchi proprio qualcosa, sembra che non abbia fatto in tempo a inserire un altro ingrediente. No, no, per te era passato così. Lo vedo un po' incompleto, i colori sono belli, però sai secondo cosa me manca dice qualcosa. Dice Chiara, se tu stampavi anche gli spaghetti, li mettevi sotto con la tartare sopra in mezzo... Ma dovevano essere un po' più croccanti, incastrati sopra, veramente così. Allora, l'assemblage della tartare è molto bello perché è molto colorato e ovviamente risalta sullo specchio nero di questo piatto. Tuttavia, c'è questo acquage. Fatto un po' d'acqua. L'acquage, buttato l'acquage che andava tutto deterzo e tutte queste ditate, ci posso aggiungere anche le mie, tanto andavano pulite. E devo dire che il vuoto di legislatura qui l'ha già registrato Chiara Masci. Ah, il vuoto di legislatura? Beh, io parlo così, sai, Simo. Però a casa parlo in italiano, quindi... Un vuoto dentro il piatto. Effettivamente si capisce che questa cosa qui non è venuta come doveva. Ha un look come se fosse caduto a terra. Il punto, che dicevano anche loro, ed è vero, è che si sente la mancanza di un elemento. Ed è il terzo elemento, perché in un piatto il dispari è sempre più interessante del pari. Tre è meglio che due. Andiamo. Ciapa. Ciapa. Allora, tartare di manzo in... Campo Fiorito. E qui invece c'è una grazia, una delicatezza del tutto femminile quasi. È davvero molto bello. E mi piace questa fava all'interno della carne, comunque, che dà questo tocco di colore primaverile. Questi fiorellini messi così e questa spolverata, che in questo caso sta veramente bene, perché lui parlava di un prato fiorito ed effettivamente lo ricorda. E poi fatta col coppapasta, ovviamente, messo bene. Un tocco femminile. Allora, questa tartare è fatta bene, benissimo. Mi fa molto ridere. Devo dire no, che la Neige, ti giuro, qua è proprio tollerabilissima. Perché l'ha messa giù. Ma cioè, che l'ha messa bene, no, così, l'ha messa bene. E soprattutto è giusto quello che ha detto Fiammetta, vedi, contitura, vedi, 3, 3, 3, è tutto più armonico, no? 3, 6, un multiplo di 3. Non 6, un multiplo di 3. Pari. Non è un 4, capito? Ma disparo 3, 3 per 2, 6. E comunque ti dico una cosa. Ti posso dire una cosa, Simone? Ma una di là. Non ti piacerà. Allora, io la tartare non la amo, tu lo sai, te l'ho detto prima. Devo dire che questa tartare, al di là dell'aspetto che è carino perché i colori sono molto interessanti, devo dire che al microscopio mi ricordano, sai, i bacilli che arrivano. Così devo dire, sembra proprio questo, con queste favette messe qua. Comunque il piatto è molto carino. I bacilli. Che bacillone. I bacilli, sì. I baccelli, forse volevi sì, dire. Bacelli, pensavi bacilli. Ai baccelli, esatto, delle favette. Esatto. Hai capito? Pensavi ai baccelli. Meno male c'è Fiammetta che tira un attimo su la situazione. Beh, quello che è divertente di questa tartare è che è quadrotta, anziché rotonda. Oui. Sono sempre rotonde fatte a polpettina. Questa è quadrotta, con in più questa nota di freschezza, peraltro bastevolmente disordinata, devo dire. Bastevolmente. Vado via, basta. Sì, basta. Bastevolmente disordinata. Che vorrebbe dire? Che vorrebbe piuttosto dire... parecchio. Ok. E con le favette. C'è una cosa... che è una cosa mia che io detesto, che è il sangue, e che io non sopporto di vedere la carne cruda con intorno i fiorellini. Mi fa cimitero, mi fa massacro, mi fa, hai capito? Capito. Ecco, cioè c'è il caro estinto con i fiori con intorno. Ecco, il massimo è la vetrina del macellaio. Dai bacilli alla corona, va bene. Diamo l'estrema unzione a sti piatti. Forzi, è così. Forzi. Tartare di salmone, verdure dolci e spaghetti fritti per Bea. Tartare di manzo in campo fiorito. Alla fine l'ha chiamato così, insomma.
Genova sfida Pisa. Da che parte prenderà la torre? 14-8 per Ale, bravo! 28-25, ti ha scavallato. Dammi un bacio, va! Dai, la bella che mi abbraccia! Dai, col kit a lui. Porta a casa il kit di qualche fiamme, beavo, vieni con me. Belli, io me la mangerei sia di carne che di pesce. Domani che facciamo? Chi lo sa, 18:40 qualche fiamme. Ci sarà anche Riccardo Rossi. Anche io a ruoli alternati. Sì, domani adesso, mi siedo lui. Un giorno te la fai idea, giuria, un giorno, eh. Voglio vedere. Sì. Eccoci. Brava, è andata bene. Sì, tartare col bacillo. Ecco, è venuto a me. Cosa tartare col bacillo. Che carino, vero e duro.